questo. Fuori! E la tenna! A chi lo paese vuoi? E mazze da East! E gli egiziani, e zingara! E tutta quella munnezza e gente che stracomunitari come voi! E lasciate mangiare! Ma perché mamma? Ha già fatto malamente! Mai voleva che le ruote! Ma che tu che ne mangi? Non che mi salire! Non le spiezzi! E tu a questi getti le spazzate! Sì! A questi quando mi mettono a occuparli mi accadono tutto il vuoto! Tagliando sotto la macchina il malo tosto! E invece che le ruote le spezzi! E non ne faccio tutto il vuoto! Faccio le tue ruote, la tue ruote, e sono più saputi! E poca che piglia di vermici, ma come da le fritte e spaghetti tu piglia vermici? Ma non c'hai fatto a venire! Mamma! Ma che le spaghetti erano fornute? E allora ci piglia le vermici! Perché Maritza non ciccio pizzicante, adesso chiudo a cantare roba! Perché lo spaghetto per me sono anche qua. Ma perché mamma che cagna? Lo spaghetto per me c'è lì. E vede qua. Non c'è qua. O per me c'è la mocca. E tutto per lo spaghetto. Una piccola cosa. Una piccola cosa è miracolo. E tu non te la accorgerà? Che per me c'è la mocca e tutto per lo spaghetto. Ma caro! Ah, ma caro, mi spicca! Tu sei un maccarone più grosso che cammina per mondo. Ma tu fai passare per te? Mamma! Ma chi deve pensare l'intera era per far nuda? Don Ciccio deve solo chi le spazzare! Ma che va a fare? E va a finire! E stanno senza mezzagnelli! Poi chi le spaghette erano per nuda? E allora ci piace per macchina! Ma che va a fare? Avendo ma senza spaghetti! E facciamo anche se pigliate per macchina! Perché anche pensate, se non danno spaghetti perlomeno pigliate per macchina! Ma per io sapevo che non ti piacevano perché mo cresce che scendo tutti! Ma dai, la fa! E a farli con tu no! E che spaghetti! E la camera macchina! Mamma senta, tu cagliate in salumie! Donna Amalia, si può? Posso entrare? Dove state qua? Mamma, allora che mi fa? L'hanno tornato, Ciccio? Ma che fa? Tu hai bisogno di una sta roba e ti sa che schifezza ti farà! Ma sei stato un branco troppo vaghi, va, va, non ti preoccupare, belle mamma! Senta, mamma, scusa. Non è che per caso avresti 1000 lire? Ma tu mi cerchi sempre soldi, belle mamma. Ma andiamo, signora. Se volete glieli posso dare io. Ma per carità, Don Branco, ti è diecato 500 lire e gli avrà anche via. Ma quando? Che vai a fatica? Vado a fare un affare importante! Io e Don Ciccio, tra breve, entriamo in società. Forse.
cose bollono in pentola. Tanto la piglia d'orto, tanto non mi ma voglio di acqua di gas. Ma andiamo, signora, sono ragazzi, bisogna pure che si svaghino in qualche modo. Chi lo sa, 40 anni e manco va a faticare. E vabbè, ma che ci volete fare? La disoccupazione a Napoli è un problema assai grave. Comunque sono dovuti andare via a mamma e a papà. Vanno andate poco fastidio. Arrolla avete messo là, sta. Certo, sì, voi siete proprio un figlio affezionato. E pensa che io a mamma e papà, quando mi metto nel mattacco sotto tu lei. No. E gli altri là. Ma come fai? Io si può fare. Qui a ma poggio reale! O via chiunque! O via! E beh, che ci vuole? Mi trasito in dogacino, e ha terminato la vita sotturata, e scavato, e finito sotto tutto lei, e scavato, e pigliato e per buttata. E se mi dicono qualcosa? Mi dicono qualcosa? Che lo so, mamma e papà dicono qualcosa? Ma come un ne pallone sbuttato, la mamma e papà da casa? Donna mamma, sotto tutto lei, pensate a come stanno su. A voi non vi facesse impressione se mi diassero che mettessero sotto terra? Certo. Pigliata vela e portata vela a casa. E appena tengo un po' che tempo ho fatto. Non vorrei che non tengo mai tempo. E poi su questo qualcuno che mi accompagna con una macchina. Che saccio con un triciclo. Ah sì, no, io solo come faccio? E quando un dito mi accompagni? Ma per carità, sembra. Il mo sapete come stanno ad andare sotto il terreno? Come stanno? Come stanno, stanno? A me non mi interessa, non da mamma. Pigliatevela e portatevela. E poi papà e mamma, sapessero quando mi scavai, in che condizioni stavano. Vabbè, voi mo l'avete visto, no? Che è poco tempo che me l'ha giocato. Ma quelli, non lo so, hanno già cambiato aspetto. Hanno assunto un colorito. Un incarnato che prima non avevano proprio. E la signorina Carla di tutto questo che cosa dice? E lei è stata proprio che dicette che me l'aveva a pigliare. Ove? Ehi! Ma voi la signorina Carla non l'avete conosciuta? Raccontatemi un po', a me mi piace sentire queste cose romantiche. Cosa volete che vi dica? Voi mi conoscete, io sono un uomo timido, introverso, riservato. Qualcuno qui nel quartiere diceva addirittura che io fossi un pederasta. Ok, ok. Un pederasta. Fatto sta che non appena l'ho conosciuta ho sentito verso di lei un grande trasporto e una grande fiducia. E così in men che non si dica. Le ho raccontato tutta la mia vita. Ci siamo conosciuti sul posto di lavoro. Chissà quante donne avrai avuto nella tua vita. No, affatto. La mia prima vera e unica storia d'amore è giunta a 35 anni, in piena maturità, con la donna che poi ho sposato un anno. Quindi non perché io non ero sicura, ecco dato priorità alla formazione. Ma non credere che io mi sia dedicato solo allo studio. Non ho neppure tralasciato l'attività sportiva. E questo ha voluto sempre mia madre, Santa. Vedi, io ho una piccola promessa dei concini di Savoia. È ancora viva, luce, precisa. Il profumo dell'erbetta del campo di calcio. Appena finiti i compiti, io prendevamo lo scarpetto con lo zainetto occupato il numero 37. Io e la mamma correvamo allo stadio. Ah, ero lì, felice, sereno, col pallone che mi rotolava davanti e io piccino con i miei calzerottini bianchi. Un occhio alla porta e un occhio agli spalti, dove a tifare per me c'era il sorriso rassicurante della mamma. Tiro e go! Che miscolaccio, scommetto che marinavi anche la scuola. Assolutamente no. Mi piaceva fare, mi piaceva e frequentavo con grande assoluto. Gli studi erano per me un pomeriggio al quale non potevo assolutamente mancare. Ricordo lo studio della storia. Vedi, per pensare immediatamente gli avvenimenti storici più importanti, ecco, io e la mamma mettevamo su delle vere e proprie farse in cui interpretavamo i personaggi storici più importanti.
un giorno io fui Giuseppe Garibaldi e la mamma Vittorio Emanuele II e insieme ci incontravamo a Teano e io pronunciavo la storica frase obbedisco mamma. Che bello. Un'altra volta mia madre interpretava Giovanna d'Arco e io rappresentavo l'autorità ecclesiastica che la metteva a loro in piedi su di una sedia. La mamma stava con le mani legate dietro la schiena mentre io approntavo un piccolo falò ai suoi piedi. Spero piccolo. Sì, piccolo piccolo. Ah, che pomeriggi meravigliosi. Mi auguro un giorno che anche tu, amore mio, possa contribuire all'educazione dei nostri figli in modo così goliardi con frutti. Ma certo, spero di essere anch'io all'altezza. Deve essere stato stupendo aver avuto al tuo fianco una donna eccezionale come tua madre. Però anche tu dovrai essermi di aiuto. Non preoccuparti, la mamma ci aiuterà sicuramente. Riverserà tutta la sua esperienza materna nel suo futuro ruolo. Sarà una nonna eccezionale. Amore, i nostri figli saranno seguiti passo dopo passo, attimo per attimo. Diventeremo tutti un po' bambini. E la mamma, grande demiurgo di tutti noi. E non sarai un po' geloso dei bambini? No, capo. Che dici, mamma? La mamma ha un'energia inesauribile, una versatilità sorprendente. Avrà per ciascuno di noi il suo piccolo tesoro d'affetto ed esperienza. La mamma non ci abbandonerà mai. Le ho raccontato tutta la mia vita e ci siamo innamorati. E tu che fai là? A Rosi stata tutto sto tempo. Ma quando che se mi sta a fare qualcosa pure tu? Chi stai nato la pasta fine? Chi stai nato Galiotto? E tu andanza a Don Franco che io sapevo per chi mi fai pigliare. Che non fatichi lo vero, ma che è colpa mia. D'altronde pure Don Franco, mica è laureata. Chiù è il vostro comunale e merda, una ruota. Chissà che. Don Franco, qua la disoccupazione è un fatto assai grave. E io modestamente ho fatto tutto il fatico comune. Una rata. La prima volta, aprita mia moglie, mi mettete a faticare nella tavola calda rosticceria. Faticato sulla mente noi giorni e poi te lo licenziarono. Ah, e perché vi licenziarono? Devo dire la verità, non lo so neanche io. Non ci ha reso manca conto perché lo licenziai. Non ha capito manca perché lo licenziai. Guarda, ma non ti una cosa in faccia per rispetto a Don Franco, mi vuoi far parlare o no? Racconto. Don Franco. Io lavoravo in quel locale elegantissimo, quello che sta a via Toledo, aspettate, come si chiamava? Damini. Ah, quel locale enorme, a due piani, sì, sì. Al piano terra c'era un bancone lunghissimo con tutte le vivande, con i primi, i secondi, i contorni, e poi tutte queste pietanze da sporto, pizzette, crocche, patatine, palle rissa, sì, 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 sì. E al primo piano, invece, c'erano i tavolini dove uno si sedeva da mangiare. E il primo piano era una specie da mezzato, la prima superficie era la metà della superficie del piano sottostante, lui da una balustra in ferro battuto ci si affacciava e si vedevano tutti i piatti che stavano sopra, sì, sì. Ha descritto proprio perfettamente. Ma chi le Don Franco ha istruito? Don Franco, io mi mettevo sempre al primo piano, davanti a quella... balustra in ferro battuto. Bello. A prendere le ordinazioni. Quando bello e buono mi chiamano un cliente. Dice, cameriere, mi potrebbe dire quali sono i primi piatti del giorno? Io, boh, scatto coppa gli attenti come hanno da venire, subito signore. Ma faccia la coppa... balustra in ferro battuto. Mi ci devo... fuh, che sputere in dietro. E poi mi metto a dire i piatti. Pasta e patata, pasta e fagiolo, pasta e radicchia, lasagna che ci ha disputata. E pigliate gli occhi che sono venuti una propria bellezza. Ci ha disputata in un culo senza comunità lasagna. Don Franco, io avessi voluto fare quello che si finì con binario, mi scusumate lo piede. Sì, la reazione del cliente che fu improvvisamente si abbatté sul vostro capo. E quale fu questa reazione del cliente che improvvisamente si abbatté sul vostro capo? Sì. E quale fu questa reazione del cliente? Quale fu?
e mi avrete aggredito bella buona. Bella buona, sono andata a credere creatura. Chiamato proprietario, chiamato direttore, non voleva cacciare. Ah, bene, però la guida, bella, bella. Come ha, dica, sapeva il Gessì. Quattro parola, è finito fa. È già finito tutto. Ancora in tavola, che bella prima. Ah, continuo. Io ero venuto 4 ore, stava sempre prima piano. Non c'eravamo solo. A prendere le ordinazioni. Quando vede pure mi chiamano un cliente. Ho chiamato cliente. Dice, cameriere, mi potrebbe dire i primi piatti del giorno? Paso, vi attendo, comando la merina, ma faccia la gamba che la... Ma lo sarebbe roba tu. Saluto! Fuga, ci potrei dire. E mi metto a dire, dice, sì, pasta e patata, pasta e fagiolo, pasta e radicchia, lasagna ci ha disputato da niente prima. E spaghetti, una cosa salvace, bellissima. Don Fra, io l'avessi saputo passare loco con me, ma per favore che si finisse con Pinocchio, che stato scostumato i piedi. Sì, la reazione del secondo cliente che scommetto che fu ancora peggiore di quella del primo. E quale fu questa reazione del secondo cliente che improvvisamente si è abbattuto in vostro piede? E quale fu questa reazione del secondo cliente che improvvisamente fu ancora peggiore di quella del primo e che improvvisamente come fulmine da ciel sereno, senza che voi ve l'aspettavate, si è abbattuto in vostro piede? Ma avrete aggredito, bella buona! Bella buona, se avrete aggredito! Chiamato direttore, chiamato proprietario, ma volevano licenziare. Ma quatta parola, che io diplomaticamente sapevo fu mestiere. E finetto fatto. Eccomi. E finì pure questa volta, finì tutto in una cosa di saluto. Ma chi stai proprio gusto, coppa e disgrazia mia? Non fra, io mi ricordo che il giorno fu chiamata di 5 volte. E sputai. Coppa pasta e patate, coppa pasta e fasulli, coppa pasta e lenticchie, mocca nuca fretta a forno e ingrava nuca cameriera. Mocca nuca fretta a forno? Sì, perché l'altro cliente volete sapere pure i secondi piatti. Io mi trovavo sputando, sputando e sputando e non ingrava nuca cameriera. Avete capito? Che cosa succede? Ma voi che giorno, che stiamo facendo? Lo so. Ma perché non stiamo parlando con me? Io avessi saputo pasta loca. Mamma mia, chiamai lo direttore, lo proprietario, la prensa, la zuzzosa e l'asla. Chiamai la mia mamma, mio padre. E quel giorno stesso me licenziai. Ho capito. Ma quella era la prima volta che voi lavoravate? La prima volta. E quanti anni avevate? 40 anni. Non avevo mai fatto niente. Mai fatto niente? No. Mai fatto niente? Eravamo freschi sposi. Ah, eravamo fresca sposa! Sì. E voi proprio non avevate mai fatto no, niente? No, ma sapete perché? Mia mamma e mio padre tenevano il portierato. Ah. Io ero figlio maschio. L'avrei ereditato io questo portierato. Non ci stava bisogno. Mia moglie ricetta che non mi mettette a faticare. A dire la verità, mia mamma era un poco contrariata. Ti ricordi come ero contrariata, mamma? Come non mi ricordo come ero contrariata, buona femmina! Sì, guarda un po', diceva mia. Uno fa tanto che si cresce un figlio, se sta accorto, uno fa sta misana corrente, misana cosa. E pensate, quando facevano poco a poco più freddo, non mi facevo anche a scimmio, buttavo un bello brodino caldo l'indolietta. Figurate un poco quando io mi sento a faticare. Ma ricordi che brutta faccia che fa senza mamma dai padre. Don Bravo, letta non ne avrei perfino qual era il locale che vai a faticare. Questa tavola calda rosticceria. È proprio una brutta faccia. Mia mamma specialmente facette proprio una brutta faccia. Sì. E vostro padre, in tutto questo, diciamo così, il pater familias, ecco, in tutto questo, che cosa diceva il pater familias? Mio padre non diceva niente. E che aveva visto? Il loro padre non contava niente che lui scopatteva. La mamma mazzicava sotto i piedi. Una brutta faccia pure mio padre. Sì, perché faceva la capa così, che mentre mia mamma diceva io non voglio sta zoccola che mi sta portando. Lo stavi chiamando pure zoccola. Faceva la capa così, dice io vero che è proprio una zoccola. Poi bella e buona, mia mamma, santa donna, vigliava la situazione di vita. Ah, ecco. La femmina di capa. Cioè, tu metti il tuo primo piano. Ah, scusi, vigliava le ordinazioni, sputa l'indica. Sputa e non ti preoccupare. E chi la pizzo faceva perché sono di setta la mamma e poi niente di più. Non è vero che mia mamma non mi voleva far lavorare e che giustamente mia mamma diceva tu tieni la casa e portierata, va bene, in da portina lì ci mettiamo la maglia, alle faccende ci pensavesse, poi ci siamo due buone pensioni, che le mia mamma e che le mio padre, che bisogno sosteva che io assieme che io affaticavo. Non considerando il fatto che Amalia, ascolta, gli tenevo 40 anni. Appena facevo 50 anni, mia mamma e mio padre cacciavano il carto
E ti facevano pigliare una bella pensioncella perché dicevano che erano poca normale. Ma non era vero, sono cose. Ma voi visto ma che non era vero? Ma c'è una apposta, ma non era vero! Però scusa, che pensione prendevate? 800.000 lire al mese. La pensione di accompagnamento, non bravo? E chi va accompagnato? Carlo, ti l'accompagna! Mia moglie, avevi dicetta che no, non era cosa. Ma non stavi scuola, ne riuscire che se ne aveva una vita normale, che pigliava la pensione l'accompagnamento. Se ne aveva 40, potevi pure a fatica. Oh no, che dici, te sembra? Ma proprio per dignità, no? Ma no, che uno ha 40 anni ad aspettare che fa 50 anni per pigliare la pensione l'accompagnamento. Ma che stiamo pazziando? E non ci fatto mai niente per 40 anni. Tanto vale che aspetti belli 10 anni e piglia direttamente la pensione. No, come tutte le mie semane. Ma che ragazzi? Ma no, tutta sì, piano piano, doce doce, come va a faticare? Fammi vedere, che stai combinando? Oh bravo, quindi un brutto che per dice, cazzo. O dall'uno, io vedo un guttato, un zangito, voi, un guttato. Ma tu stai una cosa? Mi hai rotto proprio il cazzo! Tutto questo praticamente, che reazione ebbe? Come si comportò? Mia mamma mi mette a parlare con tutti e tu cose. A parlare si mi roba tutto. Vabbè, tu voi mi raccomando, non facete sta mise corrente, state d'accordo. E dopo che foste licenziato da lì, dove andaste a lavorare? O la vedete vicinese mafra. Ma voi non potevate sopportare le correnti, da gli spifferi. Stando in un negozio chiuso solamente la porta aperta. Poi improvvisamente vi metteste esposta a tutto da intervenire in mezzo alla vita. Oh, fì, quella che dico morì, tu sai che non posso soffrire corrente e tu mi butta, mi sarà via a me. Uè, sì, è andato con buoni, che è colpa mia. Che in quella tavola calda non sti cerita licenziare una roba tre giorni. Per colpa mia, mo, per licenziare. Per colpa tua. Perché si spanne la voce che là dentro stavano le cameriere che sputavano in te piatta e in capace. E consigliare l'uno, nessuno di più tu vuole sta faticare in un magazzino. A me non mi risulta. A me mi risulta. E per forza t'avete a mettere a faticare a mia già via assieme a cugino. Ma. Che mentre si veniva a farci la te, tu volevi vedere le macchine. Per lo meno mia già non facevi di una regione su un magazzino. E manca l'arrivo. A roppa una giornata di fatica, te ne cacciano pure allora. Io tenevo un metodo di lavoro mio. Non è che mi cacciava. Io sapete arrivo a lavare i vetri. No. Sentimmi, arriva a faticare. Sapete che lì strada lunga? Tu cassano chi cascettoni fili, come caccia male, chi le trana. Caselle autostradali. Io l'ombra proprio la. Là, in da stagione, quando si facevano chilometri e chilometri fili di macchina, io tenevo una bella cantarella, finisce, però praticamente è pigliato, perché l'automobilista mi ha preso. Anfra, sto parlando con voi, mi ha preso di sorpresa, alzava il cristallo, boh, e faceva questa grande scimmata, boh, con mano socio, buttava una panata macchina, boh, con una scimmia, boh! E anfra, ma faceva chilometri e chilometri di fila di macchine. Bravo! E allora guadagnavate parecchio, guadagnavate qualche soldino.